Oggi vi voglio raccontare dell'Asparagus sprengeri. È questo piccolo cespuglietto verde che a me ricorda un po' la meringa perché è tutto spumiglioso, tutto molto soffice, che noi utilizziamo molto spesso nelle composizioni di pronto vaso, perché è una delle piante che secondo me rende proprio l'effetto paffuto, rigoglioso e un senso proprio di freschezza. La sua particolarità è di continuare a gettare, continuare a prolificare questi piccoli rami molto leggeri e un po' decumbenti. La cosa bella dell'Asparagus sprengeri è che utilizzato in Milano, quindi dove ci troviamo noi, rimane sempre verde. Perché dico questo? Utilizzato in provincia, dove ci sono comunque delle temperature più basse o dove ci sono delle correnti d'aria molto fredde, gela completamente. Lo si vede perché questi bellissimi rami verdi diventano color paglia, rinsecchiscono tutti. Si può mantenere con questa colorazione un po' particolare per tutto l'inverno. Nel periodo di gennaio-febbraio, quando comincia a rivegetare, si taglia alla base. Quindi si taglia proprio all'altezza del colletto in modo tale da permettere la nuova vegetazione. La pianta però non muore. Al suo interno ci sono questi piccoli tuberi o patate che vanno a creare ancora piante. Infatti dove si pianta l'Asparagus sprengeri continua a crescere, continua a moltiplicarsi. Addirittura si arriva a un certo momento che bisogna per divisione fare altre piante o comunque toglierlo, perché altrimenti diventa tanto vigoroso. Vi consiglio quindi, se dovete fare dei bei vasi rigogliosi o abbinarlo ad altre piante, vi consiglio di utilizzare l'Asparagus sprengeri. Per oggi è tutto e vi auguro una buona giornata. Alla prossima. Ciao.